Non posso credere che tu abbia perso tutti i nostri soldi. Sto morendo di fame. Devo rimediare qualcosa da mangiare. Ah, siamo fortunati. Che c'è? Ne vuoi un morso? No, che non ne voglio un morso! Essere affamati è il minore dei nostri problemi. Se torniamo a casa dalla mamma senza resto, beh, fidati che sarà lei a prenderci a morsi! Ehi, ci sono! Potremmo usare questo chiosco vuoto per organizzare un gioco nostro e rifarci dei soldi persi. Ma non abbiamo neanche un premio. Non ci serve alcun premio, perché il gioco sarà impossibile e nessuno vincerà mai. Ma non servono dei premi così che la gente pensi di vincere e si convinca a giocare? Fa pure a pezzi il mio piano con la logica e il ragionamento. Da quando hai cominciato a usare la logica e il ragionamento? Non ti riconosco più, Cameron! Fatevi sotto, gente! Buttate giù 3 pinguini e vincete un premio! 3 palle di neve per un dollaro! Grazie. Oh. Spiacente! Facile, no? Visto, Cameron? Buttar giù questi cosi è praticamente impossibile. Riavremo i soldi in un batter d'occhio. Ehi, tu! Sbrigati, io non ho mica tempo da perdere. Oh! Ecco qua, piccolina. Se vuoi, puoi anche avvicinarti un po'. No, sto bene qui. E sono pronta a darci dentro. Alla maniera degli orfanelli. Oh, oh. Oh, wow, hai davvero un'ottima mira. Ma scommetto che quest'ultimo pinguino sarà molto difficile da buttare giù. Oh! Ho vinto, ho vinto! Bambolami. Oh, tu non vuoi queste bambole, perché... sono possedute. Stanno per essere possedute. Da me. Rialza i pinguini. Sbrigati finché ho ancora 5 anni. Mi dispiace, ma siamo chiusi. Non ci provare. Io posso continuare a giocare fin tanto che ho i verdoni. Nostra ultima bambola. Come farò a dirlo a Olive? Mettila in cima alle altre. Entro oggi, brutta vecchia!